In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Ben ritrovati, cari amici. Siamo giunti nel nostro itinerario alla domenica 23 del tempo ordinario, che ci permette di proseguire la riflessione già intrapresa domenica scorsa, ma di portarla anche ad ulteriori sviluppi. Se ricordate, domenica scorsa la parola di Dio ci invitava a presentarci al Signore con una religiosità che non si accontenta soltanto delle pratiche esteriori, ma presentarci al Signore con il nostro impegno quotidiano, continuo, serio, di cambiare vita, lasciare plasmare la nostra vita dalla parola che domenica per domenica riceviamo. Quindi non soltanto le osservanze esteriori, le formalità, ma il cuore che cambia, la vita che cambia. Ebbene, continuando quel discorso, Gesù quest'oggi compie un miracolo, un segno. Ormai sappiamo bene che Gesù compiva i miracoli non soltanto perché si impietosiva delle situazioni che gli portavano, ma perché attraverso quei miracoli lui dava dei segnali su qual era il valore della sua missione. Ecco, in questo caso Gesù compie la guarigione di un sordomuto. Gli portarono un sordomuto, lo pregarono di imporgli la mano. Gesù, il racconto ci viene fatto da Marco, con alcuni piccoli particolari che sembrano secondari, ma che invece sono importanti. Dice San Marco, prima di tutto, lo prese in disparte, lontano dalla folla. Ecco, Gesù ci tiene a compiere i suoi miracoli, non sfruttando la platea della folla, quasi che davanti a un pubblico che poi lo deve osannare ed applaudire. Lo prende in disparte. E prendendolo in disparte, Gesù gli pose le dita nelle orecchie, con la saliva gli toccò la lingua, guardando il cielo emise un sospiro e disse: «Effata», cioè «apriti». Allora, il particolare a cui facevo riferimento è che Gesù lo prende in disparte. Gesù compie il miracolo, ma noi sappiamo bene, ormai questo l'abbiamo imparato perché lo diciamo spesso nei nostri incontri, Gesù attraverso i miracoli ci dà dei segni che ci fanno capire la sua missione qual è. La missione di Gesù non è far miracoli, la missione di Gesù è trasformare l'uomo, aprirgli il cuore. Allora i miracoli sono dei segni che ci fanno capire dove vuole arrivare Gesù, dove vuole arrivare. Non soltanto a guarire i poveri sfortunati
che però sono fortunati perché sono portati a lui e lui li guarisce. Ma attraverso questi segni Gesù dà degli insegnamenti precisi. E noi nelle domeniche scorse parlavamo della importanza di accogliere la parola del Signore e di metterla in pratica. Proprio domenica scorsa parlavamo delle osservanze esteriori e della fedeltà del cuore. Ecco, continuando quel discorso, Gesù oggi ci dice, con questo segno, guarendo un sordo muto, ci dice qual è la condizione necessaria perché la parola del Signore possa davvero cambiare la nostra vita. La condizione necessaria è che noi lo ascoltiamo e prendiamo sul serio quello che Lui ci dice. Ma questo sordo muto, di cui ci parla il Vangelo di oggi, è un'icona, è un'immagine di quello che tante volte noi siamo nella nostra vita di fede. Siamo sordomuti, cioè siamo sordi alla parola di Dio. Quante volte, per esempio, solo per fare un esempio, andiamo in chiesa per la celebrazione eucaristica, si leggono le letture e noi pensiamo ad altri. Qualche volta, per non dire spesso, capita che a me capita di celebrare tutte le domeniche in cattedrale e vedo che quando comincia la messa la cattedrale è mezza vuota, si riempie via via. Molti arrivano alla celebrazione quando la parola di Dio è stata quasi del tutto letta e proclamata. Allora, se manca l'ascolto della parola del Signore, di che cosa parliamo? Quel momento è importante, è prezioso, perché l'ascolto della parola di Dio nella liturgia è un ascolto illuminato dallo Spirito. Certo, io mi posso prendere il Vangelo e leggere per conto mio, e lo devo fare, però noi dobbiamo comprendere che l'ascolto della parola del Signore è importante nell'Eucaristia. Dobbiamo far di tutto per non arrivare tardi, anzi addirittura arrivare qualche minuto prima per essere pronti all'ascolto, perché quella parola viene proclamata per me, ma se io non ci sono perché faccio tardi, o se io ci sono e sono distratto, penso ad altro, chiacchiero con l'amico, con il compagno, guardo l'orologio e via di questo passo, a chi parla il Signore? Ai muri, ai banchi? Ecco allora il valore di questo segno. Gesù guarisce un sordo muto. E in genere gli studiosi ci dicono che uno, se è sordo, è anche muto, proprio perché non ha la percezione dei suoni e non li sa, non li può riprodurre. Allora noi tante volte con la parola di Dio siamo sordomuti, cioè non proclamiamo la parola, non la testimoniamo. Perché? Perché non l'ascoltiamo. E oppure il nostro ascolto è distratto, è superficiale, o manca del tutto. Ecco, allora questa guarigione che fa Gesù oggi, questo segno, questo miracolo, ci dà una lezione preziosa e ci chiede di fare un esame di coscienza serio, intenso. Domandiamoci, cari fratelli, qual è, com'è il nostro rapporto con la parola del Signore? L'ascoltiamo volentieri? L'ascoltiamo non solo con le orecchie, ma con il cuore? Perché tante volte sappiamo bene la via che va dall'orecchio al cuore è ostruita, interrotta. Le orecchie sentono una cosa, ma il cuore è altrove. Allora, questo miracolo che fa Gesù lo vuol fare anche per noi. Vuole aprire le nostre orecchie. E allora, se noi lo lasciamo fare, ci apriamo a Lui, ci affidiamo a Lui, allora veramente la parola entra nel nostro cuore come un seme nella terra, questa parola, questo seme germoglia e pian piano
produce, porta frutti di vita che cambia. Secondo il Vangelo. Subito si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Il Vangelo si chiude con una indicazione di Gesù. Gli disse di non dirlo a nessuno, ma ovviamente queste indicazioni di Gesù non vengono per niente prese sul serio, vengono disattese. Un miracolo così eclatante, un sordomuto che parla, volete voi che le persone non lo vadano a dire in giro? E quindi essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Fa udire noi che siamo sordi e fa parlare noi che siamo muti e non proclamiamo la parola. Ricordate sempre, cari amici, la fede non è un fatto privato che ognuno vive per conto suo per salvarsi l'anima. La fede è avere a cuore la salvezza del mondo, dell'umanità, dei nostri fratelli. Avere la fede col solo proposito di salvarsi l'anima, senza per niente interessarsi del mondo che ci circonda, è sbagliato. È proprio contro la volontà di Gesù. Se si accende una luce, quella luce fa luce e illumina chi è intorno. Allora la nostra fede ci deve rendere luminosi. E questo vuol dire che Gesù ci guarisce le orecchie, cioè ci rende attenti all'ascolto, disponibili all'ascolto, perché se la parola l'ascoltiamo veramente con cuore aperto e disponibile, quella parola ci rende capaci di essere noi a nostra volta annunciatori, testimoni, con quello che diciamo e con quello che facciamo. E la prima lettura di questa domenica anticipa già dai tempi del profeta Isaia, lontani quindi secoli e secoli dai tempi di Gesù, anticipa tutti questi discorsi. Isaia, parlando dei tempi del Messia, dice: allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà di gioia la lingua del muto. Ecco, i profeti l'avevano preannunciato, Gesù lo realizza. E allora, cari fratelli, rendere efficace la parola di Dio nel nostro cuore, che vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo essere terra buona, nella quale la parola, il seme, scende, germoglia e producono frutti di vita che cambia. Ma la condizione di base proprio, senza della quale parliamo a vuoto, è che questa parola scenda nel cuore. Ecco l'ascolto, ecco perché Gesù guarisce i sordi e dopo che li ha guariti li fa parlare i muti. Non dobbiamo essere sordi e non dobbiamo essere muti. Lasciamoci guarire dalla parola del Signore e così diventeremo capaci di proclamarla e di testimoniarla. E questo l'augurio, cari amici, cari fratelli, con il quale vi lascio e vi auguro una buona e santa domenica. O Padre, che scegli i piccoli e i poveri per farli ricchi nella fede ed eredi del tuo regno, dona coraggio agli smarriti di cuore, perché conoscano il tuo amore e cantino con noi le meraviglie che tu hai compiuto.